qua non posso, no, qua non posso farti vedere niente. Devi stare tranquilla per entrare nel mio bagno, però. Ah, però. Buongiorno MTV, benvenuta a casa. Attenzione, attenzione a non sbattere il mio lampadario che io amo tantissimo. È il lampadario delle scimmie, perché io amo tanto le scimmie. Io in casa sono piena di animali. La testa della tigre. Qui c'è il mio topo. Qua ci sono le farfalle. Questo è lo struzzo. Ho il dinosauro di là che dopo ti presenterò, si chiama Giulio. E vediamo se tu riesci a trovare il mio cane da tartufo. Da buona piemontese non potevo non avere il cane da tartufo. Vediamo dov'è. Sfida accettata. Qui dietro la poltrona. Acqua, acqua. Dietro al divano. Acquissima. Ma eccolo, un cane da tartufi domestico. E li trova, sai. La prossima volta quando me li porta ti invito a cena. Ti va? Certo, un risottino al tartufo per tutta la troupe. Io credo di essere molto fortunata perché ho un sacco di amici artisti, creativi, che fanno dei lavori meravigliosi e che spesso e volentieri sono anche molto generosi con me, perché io amo la creatività che va di pari passo con la follia. Forse è proprio questo che mi piace. Volevo farti vedere, mia cara MTV, questo meraviglioso quadro che io amo e che ha fatto il mio amico Fabio Giampietro, che è un pittore meraviglioso. La particolarità di questo quadro è che tu lo puoi vedere con il visore. Adesso io qui non ce l'ho, però io sono entrata dentro questo quadro. Ti ritrovi all'improvviso su questo veliero dove guardi giù e ti sembra di precipitare nel vuoto. Una volta che ci entri dentro ti perdi. Aspetta che provo a entrarci anche io. Questo è il bar Paola, lo sai? In realtà è la mia cucina. Piccola ma sincera. Io non sono una splendida cuoca, però ho un sacco di cose buone nel frigo. Ti può interessare vedere cosa mangio? Tac. Questo è il mio frigo. Sembra sano, ma non è. Su è il reparto cioccolatoso. Questo è un po' il reparto bibita, mancano le bottiglie di vino perché in realtà non so come mai non ci sono. Qua salumi, piadine, formaggi, io divento matta, mangerei solo formaggio e carboidrati. Un po' di verdure, giusto così per fare finta che la mangio. E questo invece sai che cosa sono? Questi sono i miei occhiali. Praticamente io se metto questo non ho più bisogno degli occhiali da vista. Però di questo ne parleremo un'altra volta. Ti fermi a cena con me? Paola, abbiamo capito che cucinare non è il tuo forte. È come se avessi accettato. Volevo dare un nome al maiale, ma non mi sono ancora decisa. Tu che nome mi suggerisci? Cioè, io qualche nome ce l'avrei. MTV, io non sono un amante degli specchi, però mi piacciono questi specchi, quelli convessi, perché se vai dentro allo specchio il mondo ti sembra un pochino più particolare, si può dire così? No, ti sembra un altro mondo. Questo e questo li avevo nella casa mia di Ibiza, che ho venduto, non ce l'ho più, quindi ogni tanto quando entro lì mi rivedo Ibiza. Vabbè Laura, te l'ho sempre detto che non devi farti vedere, scusami. Ti sei spaventata. Lo sapevo. In realtà questo l'abbiamo utilizzato per un film, avevo una parte in un film, avevano, vedi, bisogno del mio braccio. E allora me lo sono fatto, veramente mi hanno fatto l'altro, ho scoperto adesso che, l'altro braccio. Dai Paola, hai il 50% di possibilità.
questo, ok? E io lo uso sempre per fare gli scherzi quando arrivano i miei amici. Di solito lo nascondo sotto il letto, sotto il divano. Dipende dall'ambiente che frequentano. Detto questo, MTV, ti voglio far vedere un quadro a cui io tengo tantissimo, tant'è vero che è proprio qua. Questo è un quadro fatto, indovina, da un mio amico pittore, che si chiama Paolo. Questa è la danza degli spiriti nel bosco. Infatti, se tu vedi, guarda, le colonne della casa sono degli spiritelli, tutti buoni, sono sempre buoni. Ti faccio vedere anche i libri, le mie fiabe preferite. Guarda che bella questa, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ti porto in un mondo pazzesco. Ma la cosa più bella è questo, che mi ha regalato Ludovica, una bambina di 10 anni che mi ha fatto una dedica meravigliosa sapendo che mi piace Il Piccolo Principe, che dice così. E chi conosce la storia, tutti la conosciamo, capisce. A Paola Barale, che il suo principe l'ho già trovato, si chiama Paola Barale, firmato la volpe Ludovica. Vabbè, ma anche qua. Ma allora mi segui davvero? Stavo cercando una cosina da mettermi per cambiarmi. La cabina armadio non possiamo farcela scappare. Ti direi di entrare, ma non c'è tutto questo spazio. Questa, come avrai capito, mia cara MTV, è una cabina armadio. C'è un casino sempre di qua. Qua alcuni dei miei pantaloni. Qua le cose più sportive, qua più giubbottini. Questo, ad esempio, è la mia divisa da parte. Questo invece è il reparto più sportivo, dove ci sono le cose che poi io utilizzo di più in assoluto, tipo queste che tutti mi chiedono sempre se è un pigiama. Nessuno ha mai capito che è un pezzo meraviglioso vintage di Jeremy, che aveva fatto Jeremy Scott per l'Adidas. Ma io amo quando le persone non capiscono le cose. Io dovrei andare un attimo in bagno, ma mi vuoi seguire anche in bagno? Devi essere tranquilla per entrare nel mio bagno, però. Perché è un po' così, movimentato, diciamo. Questo è un bagno che io amo moltissimo e che mi ha fatto mio amico Raul. Ma vuoi vedere? Guarda che, guarda la tazza, che meraviglia. È il bidet? Vogliamo parlare del bidet? Street art da bagno. Restiamo in tema pop art. Intanto però adesso scusa, ma avrei un'urgenza. Un attimo, Paola. Alla fine non ci hai più presentato il dinosauro Giulio. Entrare nella casa di Paola Barale è stato come viaggiare in tutto il mondo. La showgirl e conduttrice simbolo di un decennio ci ha mostrato tappeti berberi e mandala, con una spruzzata di creepy qua e là. Il prossimo aperitivo, tutti al bar Paola! Allora, mia cara MTV, è stato bellissimo invitarti a casa, ti ho fatto vedere tutto quello che potevo farti vedere, ti ho aperto i cassetti, le stanze, le camere, persino quella degli orrori, però adesso si è fatta una certa e, come avrai capito, io devo andare a un party. Però tu, mi sa che sto giro non puoi venire, ma ti porterò con me un'altra volta. È stato un piacere. Ciao.